Buongiorno a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Allora, oggi parliamo di un fondotinta meraviglioso, oppure no, non lo so, cioè lo scopriamo tra pochissimo. Ma se non siete ancora iscritti al mio canale, vi invito a farlo, di sostenermi commentando, mettendomi un like, pure così. Se non vi piace il video potete anche metterlo così. Niente, vi lascio subito al video. Oggi vi parlo del nuovo fondotinta di Dior che è uscito circa un mesetto fa, il Forever Natural Nude. Prendiamo subito la scheda tecnica del prodotto dal sito ufficiale e commentiamo insieme. Il fondotinta Dior Forever reinventa l'incarnato al naturale con Natural Nude, 24 ore di perfezione con la sensazione di avere la pelle nuda e una formula arricchita da 96% di ingredienti di origine naturale e da un'alta concentrazione di trattamenti floreali. Fresca e leggera la texture del nuovo fondotinta di Dior, offre un finish naturale e luminoso, senza effetto maschera, che permette alla pelle di respirare da mattina a sera. Per 24 ore l'incarnato vanta un'uniformità impeccabile, la pelle idratata e radiosa come rimpolpata. Disponibile in 17 nuance, quindi tantissime, e praticamente si divide come sempre in cool, neutral e warm, quindi varie toni e sottotoni. Il colore che utilizzo io è il 2N, io sono un perfetto 2,5N, ma questo si adatta abbastanza bene al mio incarnato. Io lo metto prima un po' sulla mano e poi utilizzo un pennello a setola fitta e lo stendo dal centro del viso verso l'esterno. Come vi ho già detto diverse volte, non amo l'applicazione dei prodotti con le mani, ma è molto soggettivo. Essendo questo un fondotinta nude, estremamente naturale, estremamente fresco, si applicherebbe anche perfettamente con le dita. Come tutti i fondotinta Dior, ha una leggera fragranza fiorita, non invadente, quindi non aggressive. È un fondotinta modulabile, vuol dire che potete stratificarlo, fare più passate, ma nello stesso tempo poi non è che avrete comunque un full coverage, magari è un nude un po' più coprente. Questo è il lato con una passata e qui non ho messo nulla. Adesso vado di nuovo con una seconda passata solo dove ho maggiori discromie. Il pennello che sto usando è un Sigma F86. Forse non è il mio pennello preferito per l'applicazione del fondotinta, però non è male. Oggi ho delle occhiaie da paura. Seconda passata, vedete l'effetto super leggero, sì, luminoso, ma non lucido, non grasso. Qui non ho messo niente, quindi potete vedere real time la differenza. E ora completo la base, cioè la faccio anche dall'altro lato, correggo anche un attimino le occhiaie e vi faccio vedere la base fissata con una cipria. Ok, ho messo anche un po' di blush illuminante, terra e ho completato la base anche con la cipria. Guardate com'è bello l'effetto, il fondo leggero, tra l'altro asciutto. Resta asciutto, ok? Rispetto a una BB cream ha una coprenza lievemente più alta ed è un pochino più asciutto di una crema colorata. Niente, vi lascio al continuo della recensione. Allora, è un fondotinta che quando lo applichiamo sul viso sentiamo l'acqua, cioè sembra molto bagnato, molto fresco, come se stessimo mettendo una BB cream molto idratante, leggera, quasi messa in frigorifero, per intenderci. Non so se vi ricordate l'effetto della cipria di Becca idratante, quella cipria che mettete col pennello e vi dà quella idratazione, vi sembra che il pennello è bagnato, la cipria che hanno ora tolto dal commercio perché Becca sta per chiudere e che io ho acquistato di scorta e ce l'ho nel cassetto. È un po' quello il concetto. Quando lo applico sul viso, mi sembra di avere il viso bagnato. Dopo circa un minuto la pelle tende ad asciugarsi, quindi in realtà è un fondotinta che è anche modulabile. Io lo riapplico solo in alcune zone dove ho qualche rossore, però non faccio tantissimi strati perché non mi piace l'effetto pesante del prodotto, anche perché è un fondotinta nudo, quindi assolutamente non va bene. Questo prodotto va a sostituire quest'altro, che è il New Dare, che è un fondotinta siero che faceva Dior fino a che non è uscito questo, che io ho acquistato un bel po' di tempo fa e che in realtà non ho mai amato particolarmente per l'odore
molto molto forte di fiori che mi faceva venire un po' di mal di testa. Oltretutto, rispetto a tanti altri tipi di fondotinta con la pipetta, questo qui restava un po' più sticky, quindi un po' più morbido. Non era della tipologia del Maestro di Armani che si asciugava, era tanto modulabile. Questo qui restava un po' più appiccicoso e poi devo essere sincera, lo 023 non era proprio il mio colore, virava un po' all'arancio, insomma, è un fondotinta che non ho utilizzato tantissimo e forse è l'unico fondotinta di Dior che non mi è mai piaciuto, perché amo il Forever Classico, il Forever Glow, amo persino quello, l'undercover, quello coprente, mi piacciono il Backstage, sapete che è il mio fondotinta del cuore. Questo fondotinta qui assomiglia tantissimo al Backstage per certi versi, quindi sempre modulabile, sempre leggero, tantissimo levigante, adatto a tutti i tipi di pelle, quindi anche da una pelle da mista a grassa è perfetto perché è ricco d'acqua, cioè io lo sento proprio fresco. Ovviamente per quel tipo di pelle fate una skincare routine un po' più asciutta, applicate una crema leggera, applicate un siero opacizzante, applicate una cipria un po' più forte. Comunque sia, in questo periodo dell'anno, come vi ho detto negli scorsi video, io mi lucido tanto, quindi anche con questo nella zona T io divento un po' unta, ma è del tutto normale perché io ho una pelle che tende a surriscaldare. Le mie ghiandole sebacee diventano calde, divento unta, grassosa, schifosa, insomma, immaginario, che gioia. In realtà però a fine giornata io vado a struccarmi sul dischetto di cotone e ancora presente il prodotto, quindi comunque la mia pelle non è che l'ha rigettato totalmente con tutta la mascherina FFP2, ma comunque nella zona T divento comunque lucida, ma questo vi ripeto vale per tutti i tipi di fondotinta. È un fondotinta che mi piace tantissimo, lo scelgo quando voglio avere una base leggera, luminosa, non pesante, quando magari la pelle la mattina la vedo spenta, quando vedo la pelle un po' più stanca, è un fondotinta che mi piace tanto in quell'occasione. Appena fissato a prima mattina fino a mezzogiorno più o meno la mia pelle è stupenda, cioè è stupenda, vuol dire che le persone mi dicono che fondotinta c'hai? Ed è questo, mi piace tantissimo, veramente tanto tanto tanto. Ho provato a fissarlo con la cipria Backstage, con la cipria sempre della linea Dior Nuova Forever, però a mio avviso si fissa, almeno sul mio tipo di pelle, è perfetto con la cipria di Huda Beauty, quella molto asciutta, questa, proprio perché in questo periodo io ho bisogno che la pelle sia bella, asciutta, in superficie, anche se comunque è una cipria abbastanza sottile, quindi se avete una pelle come la mia, utilizzate una cipria un po' più strong e vi dura tantissime ore. Niente, io spero che questo mini mini video vi sia stato utile, fatemi sapere se decidete di acquistare questo prodotto, se lo avete acquistato, ditemi qui sotto come vi trovate voi, se avete suggerimenti, se volete darmi idee. Vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.